parte non la diretta, la musica. Buonasera. Buonasera. Giuseppe. Eccoci. Buonasera a tutti e grazie di essere presenti così numerosi. Quella di oggi è una serata importante per noi. Una serata importante perché credo che nelle campagne elettorali bisogna anche avere la capacità di affrontare i temi dolenti di questa città. È quello dell'incapacità di avere un teatro su cui rappresentare tutta l'arte che questa città ha prodotto in questi anni. Credo che sia un tasto veramente dolente di questa città. Ecco, io penso che le campagne elettorali siano un'opportunità, l'opportunità veramente di mettere in gioco tutto quello che ognuno di noi ha, ognuno di noi possiede e che deve necessariamente mettere a disposizione di chiunque abbia la voglia di ascoltarci, di ascoltare e di confrontarsi. Ecco, le campagne elettorali devono servire a confrontarsi con la città, a confrontarsi con gli altri candidati a sindaco, a confrontarsi con chi la pensa diversamente ma anche chi la pensa alla stessa maniera. Ecco, io vi voglio intanto raccontare un po' l'esperienza che mi ha fatto conoscere Giuseppe Barsalona, che è uno dei candidati al Consiglio Comunale, candidato nella lista Mizzica. Ecco, l'incontro con Giuseppe nasce quasi per caso, nel senso che non è stato un incontro dettato dalla campagna elettorale, è stato un incontro dettato da un'esigenza, che è quella di vivere in una città interessante, una città dove non necessariamente si deve vivere di abitudini. Ecco, perché io penso una cosa, che la vita di ciascuno di noi può essere intercalata da delle abitudini. Mi sveglio, mi alzo, vado a lavorare, torno a casa, guardo un film o guardo una partita, potrei vivere in qualsiasi posto al mondo e faccio sempre la stessa cosa. Ecco, vivere in una città felice significa avere la capacità di avere tante cose da fare, avere la capacità di decidere cosa fare, avere la capacità di sfogare le proprie passioni. Ecco, Giuseppe è un ragazzo che ha vissuto fuori, si è formato fuori e che ha deciso di tornare a Sciacca a mettere in gioco tutto quello che ha fatto, tutto quello che ha appreso, tutto quello che l'ha visto formarsi. E penso che il senso di questa campagna elettorale sia tutto racchiuso in questo tipo di esperienza: viaggiare, formarsi per poi tornare. Tornare però per essere decisivi per la crescita e lo sviluppo di un territorio. Ecco, oggi, la giornata di oggi è importante perché penso che bisogna avere il coraggio di affrontare i temi dirimenti di questa città e bisogna dire le cose per come stanno. Credo che la città di Sciacca non abbia mai avuto un legame indissolubile con questo teatro, col Teatro Samonà. È una storia che è partita male ed è continuata forse anche peggio, però
Oggi chi si propone ad amministrare la città credo debba interfacciarsi anche con i temi scomodi di questa città, perché potrebbe essere semplice affrontare solo quello che obiettivamente viene prima, che è l'ordinario, quello che spesso non funziona, quello che ci vede interfacciarsi con una città che spesso è sporca, che spesso non è accogliente, che spesso non riesce ad essere interessante dal punto di vista turistico perché non si presenta all'altezza della situazione. Però io penso pure che questa città debba avere la capacità di puntare più in alto e di costruire uno sviluppo turistico, culturale, che necessariamente deve partire da quello che abbiamo. E quello che c'è in questa città è tanto, e tra questo tanto c'è anche un teatro che a piccoli passi e dopo tante disavventure sta iniziando a diventare veramente qualcosa di molto simile ad un teatro. Ecco, noi in questo caso, come in tanti altri, in questa campagna elettorale vogliamo spenderci anche per tutte le cose che sono diventate un tabù della politica. Ecco, io penso che i tabù vadano affrontati, smontati ed avviati verso una soluzione. Questa è la sfida delle campagne elettorali, questa è la sfida della politica bella. E oggi siamo qui per parlare di questo, per affrontarlo insieme a voi, per confrontarci insieme a voi, perché il sale della democrazia è il confronto, e oggi chi lo nega non vuole far parte di un confronto democratico. Grazie. Ciao, buonasera. Intanto, tranquilli, io non sono un politico, non ho aspirazioni politiche, però io in realtà ero venuto qui a fare una vita molto tranquilla e rilassata, però poi ho conosciuto Fabio per caso, ma come ho conosciuto anche altri candidati di diversi schieramenti, perché a me già da 3-4 mesi fa avevano cominciato un po' a cercarmi le varie forze politiche. La mia scelta è ricaduta su Fabio perché è stato l'unico a non denigrare i cittadini, e la voglio spiegare questa cosa. E quando mi è stato proposto di abbracciare un progetto, in realtà poi questi progetti non c'erano fondamentalmente, quando però mi veniva avallata una proposta di partecipazione e quale idea io potessi avere in una visione un po' diversa della città, c'era un blocco da parte dell'interlocutore, e la frase era sempre: ma sai, i saccenzi non sono pronti, e i saccenzi è un popolo particolare, non capiscono fino in fondo. Sta cosa a me mi ha un po' scandalizzato, perché io penso che ogni essere umano è pronto all'evoluzione, però bisogna fornire i mezzi per un'evoluzione, e questo è un punto secondo me fondamentale. C'è un po' una discrasia che si è creata da quello che ho visto al mio ritorno tra gli abitanti di Sciacca e Sciacca. C'è una campagna politica incentrata sulla città ma non sui cittadini. Secondo me è più importante il recupero dei cittadini, perché sono i cittadini che fanno la città. Io per esempio nel momento di pandemia ho avuto una grande illuminazione di pensiero, vedere tutte quelle città svuotate, Venezia, Roma, New York, erano degli ammassi di cemento inutile, perché in fondo i luoghi li fanno le persone, le città vivono perché ci stanno i cittadini, e l'anima dei posti sono gli esseri umani. Quando tu svuoti una città del contenuto umano si perde l'essenza della città stessa, e penso che Sciacca ha vissuto un po' questa tragedia. È per quello che io, quando ho abbracciato il progetto di Fabio, ho pensato subito a un discorso più orientato per i cittadini, prima che della città,
perché c'è un recupero umano da fare, secondo me, umano e culturale. L'inserimento del Samonà dentro a questo progetto politico, noi facevamo delle passeggiate, no? In macchina. E passando davanti al teatro ho detto: Fabio, ma a proposito del Samonà, è qualcosa che si può portare all'interno di una campagna politica, no? Bisogna parlarne, è un grande tabù. Quasi hanno indotto la cittadina a odiare questo teatro. Io non voglio discutere sul fatto estetico e architettonico, bello e brutto, non è più questo il senso del teatro e di questa struttura che esiste. Il discorso è l'utilizzo che se ne può fare e soprattutto l'arricchimento che può portare all'interno della cittadina. Purtroppo sempre a volte avere una visione distaccata delle cose aiuta, no? È come quando stai dentro una storia d'amore problematica e non riesci a vedere con lucidità quello che accade. Secondo me un po' è quello che è accaduto ai cittadini. Invece quando tu arrivi da fuori, hai un giusto distacco delle cose che vedi, riesci anche a essere più pragmatico, più lucido. La mia idea dell'utilizzo del Samonà parte per un recupero giovanile, prima di tutto, e che va fatto ora. Purtroppo la politica, secondo me, negli ultimi 20 anni si è un po' cullata di una grande bugia. Hanno sempre programmato per un futuro prossimo, indefinito, dicendo che tutto questo sarà per i figli che verranno. Io ho visto piantare le fondamenta del suo teatro. Io, ragazzi, non ho iniziato nel 76, io sono nel 77. Io sono il figlio che da grande doveva trovare una struttura operativa. Ci hanno presi per il culo. Siamo adulti e il teatro non funziona. E questa menzogna politica la proiettano da decenni a decenni, perché vi creano uno stato di attesa perenne e di fatto non succede niente. Se non si agisce ora, i vostri figli se lo troveranno nella merda. Uguale. Una cosa che a me che voglio dire, e parto da un esempio che non c'entra niente con la politica, che però ha a che fare poi con tutto un contesto. Ora viene l'estate, no? Faccio un esempio, ne parlavo l'altra volta con un giornalista che mi ha chiamato, e ci sarà il problema di quel tratto di spiaggia allo Stazzone, no? Dove si aggregano i nostri ragazzi, giovani, quasi tutti minorenni. E succede che le famose bottigliette di alcol buttate nella spiaggia, e inizia l'operazione di volontariato, grazie, meno male che ci stanno, la pulizia di quel tratto di spiaggia, le foto che vanno poi online, e tutti i cittadini che si scaraventano contro questi ragazzini maleducati, i genitori dove sono, mettiamo le videosorveglianze. Siccome questo è un incontro di confronto, a noi ci piace confrontarci, vero Fabio? Vedo una quarta sedia lì che non si riempirà mai, penso, no? Ho chiesto io come si risolve un problema del genere, che sembra di ordinaria amministrazione, no? Ci stanno le bottiglie, tocca mettere i cestini. Così la bottiglietta di vetro, di alcol, di birra, si butta nel cestino. Non è una soluzione, perché bisogna avere il coraggio di andare a vedere in mano a chi stanno le bottigliette. E quando ti accorgi, perché l'ho fatto, che con la bottiglietta in mano ci stanno i ragazzini di 13 e 14 anni, è un problema. È un problema perché abbiamo una generazione che si sta avviando minorile verso un alcolismo giovanile e nessuno lo vuole vedere. Non serve a niente mettere il cestino, avrai un piccolo alcolizzato educato. Va tolta la bottiglia dalle mani. Bisogna avere il coraggio di vedere queste cose. Come la togli la bottiglietta di birra dalle mani di un ragazzino di 14 anni? Perché quando un ragazzino ti butta una bottiglietta di birra a terra non è maleducato. Si sta lanciando un grido d'aiuto, è come se sta buttando la sua vita, perché questa città purtroppo non dà alternative. I giovani non hanno uno spazio dove poter vivere tranquillamente la propria adolescenza.
E anche la prospettiva del futuro è drammatica, perché a volte sento discorsi anche dai politici stessi: impara l'inglese così vai a fare il cameriere. Wow! Questo è il massimo che noi riusciamo a dare ai nostri figli, ai vostri figli. Una carriera da camerieri, perché i siciliani sono nati per andare a servire. No. Bisogna dare gli strumenti in mano ai ragazzi per crescere. E per quello che il Samonà può essere un punto di aggregazione giovanile. Perché la cultura, un popolo che ha una formazione culturale, è un popolo che pensa. È un popolo che pensa, è un popolo in grado di progettare e di confrontarsi senza paura. E siccome visitando, abbiamo fatto diversi sopralluoghi a Samonà, e al di là della struttura di rappresentanza di questo famoso palcoscenico che ancora non è finito, c'è tutta una struttura sommersa dietro a Samonà che si presta già a un lavoro immediato, che può essere messo uno spazio a disposizione dei nostri ragazzi dove si può già dare le basi per un incontro che non sia il muretto, la bottiglietta di vino o di birra e basta. È così che ci siamo, diciamo, adoperati io e Fabio per cercare di capire anche nella progettualità di cose non molto ambiziose, perché è un work in progress questo teatro, come la vita del resto. Però è importante iniziare e farlo ora, perché io penso che il futuro va benissimo, però è pure vero che noi siamo vivi adesso, abbiamo il diritto di vivere in una città funzionale adesso e abbiamo il diritto di essere felici adesso. È per quello che ho chiesto un parere a un tecnico, che è anche un amico, Giorgio Madia. Lui era una carriera internazionale nei teatri e nelle compagnie ed è venuto a darci una mano, con molto piacere, vero? Quindi facciamo che iniziamo con un video di presentazione e poi gli lasciamo la parola. Thank you.
ci dà la sfida Giorgio Madia, direttore di compagnia e coreografo e regista. Parto, partiamo anche al buio, va bene così. Già l'abbiamo vista. Certo, non serve. Intanto grazie per l'invito e mi sento un po' a disagio in qualche modo perché, per vari motivi. Intanto perché non ho mai sostenuto un progetto politico, a me viene sempre chiesto di fare, non di parlare, non di presentare, mi si dà un compito, io l'eseguo. In questo momento mi è stato chiesto invece un giudizio o un progetto. Da dove cominciare? Intanto sono venuto già a Sciacca 2 anni fa, invitato da Giuseppe, e già 2 anni fa siamo venuti davanti al teatro, mi è stato spiegato com'era più o meno la situazione del teatro, perché c'è un teatro, perché è chiuso, non capisco. Io sono nato nel teatro, faccio teatro da quando sono bambino, la mia scuola era nel teatro, era nella Scala, e ho fatto 8 anni di scuola nel teatro, ho fatto tutta la mia carriera nel teatro, è il mio pane, e quindi di questo mi occupo, e per questo forse Giuseppe mi ha chiesto un consiglio e un progetto. Mi sento a disagio perché vengo da Marte, mi sembra, cioè nel senso vengo da un'altra persona, da un'altra situazione, da un altro paese, vivo a Vienna e arrivo qui piombato e devo dire a qualcuno che abita qui che cosa deve fare del proprio, cioè quindi mi sento in imbarazzo in qualche modo, però capisco, allora mi allaccio con quello che ha detto lui prima, che effettivamente uno ha bisogno di una prospettiva, cioè ha bisogno di un, in francese dice recul, come si dice in italiano, di prospettiva per vedere le cose lontano per capirle meglio. La prima sensazione, la prima emozione, perché io creo emozioni nel mio lavoro, questo è il mio lavoro, sono pagato per questo, quindi sono sensibile a questo, reagisco, le sento, è stato indignazione. E sono andato a visitare il teatro, mi è stato detto cos'è stato il passato di questo teatro, sono andato a studiarlo dal punto di vista architettonico, sono andato a vedere progettazione negli anni 70, i soldi che sono stati spesi, gli stop dei lavori, le aperture, le chiusure, sono andato dentro, sono andato a visitare, indignazione, per sti soldi, i vostri soldi, perché io le tasse non le pago in Italia, sono i vostri soldi, dove sono andati a finire? Cosa ne hanno fatto? L'importanza del teatro, tra l'altro non lo posso neanche dire l'importanza del teatro perché mi sento arrogante, perché io mi sono confrontato in pochi giorni che sono qua con varie persone e ho trovato, sono diventato umilissimo, ho trovato persone di grande cultura, di enorme sensibilità, e io devo venire a dire qualcosa a queste persone che sanno meglio di me che cos'è l'importanza di un teatro in una città, che cosa rappresenta. Mi riallaccio a quello che ha detto Giuseppe, una città senza cittadini non è una città, sono degli edifici, è ancora più vero nel teatro, perché il teatro non esiste senza l'uomo come essere umano. Cioè un teatro è un involucro, ma se voi pensate chi fa teatro, teatro che cos'è? Se uno presenta un video come adesso e lo mette nel teatro, questo non è teatro, questo è cinema. Il teatro è la persona nell'edificio. Questo teatro non esiste finché non ci sono le persone dentro. Quindi già non è teatro, è quello che è. Appunto, dal punto di vista architettonico possiamo parlarne o no, ma è secondo me irrilevante.
Vabbè, cominciamo da dove è adesso. Quindi abbiamo fatto insieme una visita, un sopralluogo. Da lì è nata l'indignazione, perché in realtà c'è quasi tutto. Ci sono delle bellissime, c'è una bellissima platea, delle poltrone adesso che dovevano costare, che sono costate tanto, ma sono quelle che sono, non si sa dove sono finiti i soldi. Comunque tutto è funzionante, ci sono delle bellissime luci, è enorme, c'è un palcoscenico che è stato chiuso, è stato murato, perché questo palcoscenico al suo interno è in realtà adesso una grande piscina, perché è stato progettato dei podi tecnici, mi hanno detto addirittura girevoli, benissimo, in questo momento non esiste, quindi c'è una piscina, ma per poter fare qualcosa nel passato hanno deciso di chiudere tutta la parte, il vero palcoscenico, e quindi di utilizzare il proscenio, che è la parte davanti dal punto di vista tecnico di un teatro, e di murare il resto. Secondo me i soldi di questa muratura si potevano utilizzare per livellare il palcoscenico con qualche cosa di provvisorio, perché uno vuole continuare a fare la costruzione, vuole finirlo questo teatro. Con questi soldi non so come si farà, ma questo progetto dovrà arrivare alla fine. Arriviamo al dunque, quindi mi si chiede che cosa si può fare. Adesso si può fare già qualcosa si può fare molto, si deve partire dalle persone. Intanto si deve partire dal fatto che il sentimento di tutte le persone con cui ho parlato è sì, vabbè, ma il teatro, cioè una rassegnazione, no? Praticamente. Quindi deve partire dal sentito popolare, non da me piombato da non so dove. Lo rivogliamo, abbiamo il diritto, il teatro c'è, i soldi sono stati spesi, abbiamo voglia di cultura. Che cosa rappresenta il teatro? Vuol dire musica, vuol dire i giovani, e qui mi sono scritto un sacco di appunti e vari progetti su vari punti, magari dopo possiamo andarci, ma che cosa rappresenta? Che rappresenta un sacco, rappresenta il fulcro, il centro culturale di una città. Intrattenimento, se vogliamo l'aspetto più superficiale, ma vuol dire anche avere turismo, vuol dire anche avere personalità che arrivano, vuol dire anche avere bambini che imparano la musica, che imparano il canto, che imparano la danza, che quindi hanno una sensibilità diversa, e qui mi riallaccio a quello che diceva Giuseppe, quando crescono, perché se un bambino impara la musica, impara a suonare uno strumento o impara a ballare, non diventerà sicuramente qualcuno che poi diventa un criminale, o sicuramente non posso giurarci, ma comunque questa non è la tendenza, o comunque non è avvenuto con noi che di arte ci abbiamo vissuto, quindi è già una prospettiva diversa per la gioventù. Mi sono perso, credo. Comunque si può già fare ad oggi, si può aprire il teatro per quello che è. Adesso c'è stato un atto di vandalismo recentemente, pare c'era qualcuno che ha messo con l'estintore, sono entrati dei vandali, si pulisce in due giorni, si può aprire subito, si può utilizzare il proscenio, si possono cominciare a fare piccole cose. Secondo me i passaggi sono questi: prima di tutto la gente lo deve volere, non deve venire qualcuno che lo fa, cioè i cittadini devono volere questo teatro come io lo voglio, perché io lo voglio, lo vorrei in qualsiasi paese. Sono andato io a fare spettacoli ovunque nel mondo, e per me sono case, sono la mia casa ovunque. E se voi lo volete, questo teatro c'è e può offrire qualche cosa, quindi deve partire da voi. Secondo me l'iniziativa popolare può partire anche dal fatto come lo chiamiamo questo teatro, perché un teatro popolare, c'è la questione che il teatro non è comunale ed è della regione, cioè, quindi forse bisogna capire se uno ha il diritto di farlo, ma se c'è un'iniziativa popolare, perché non c'è un referendum, per esempio, che
a come lo chiamiamo, a chi lo intestiamo, se lo intestiamo qualcuno. Adesso ormai mi sono affezionato al Samonà, perché così ne parliamo tra di noi, quindi potrebbe essere un'alternativa, ma voi dovete deciderlo, perché appunto ci si affezioni di nuovo e ci si entusiasmi al progetto, perché deve partire da questo. Dopodiché si può fare che cosa? Si possono cominciare dal basso. Adesso fare per me un progetto è impossibile, perché io parto da dei dati precisi. Uno mi dice: ho questo budget, si può fare questo. In questo momento non c'è nulla, per cui secondo me ci sono già, con delle iniziative di volontariato, si possono fare tantissime cose. Si possono creare spettacoli, prima in piccoli, in questo proscenio che è stato ricavato, che adesso è esistente. C'è una sala finita, un'altra in stato ancora un po' grezzo, ma comunque interessantissima, perché dal punto di vista è quasi un teatro greco fatto di cemento, ancora senza sedie, secondo me anche super interessante. E ho buttato giù un po' di idee su che cosa si potrebbe fare. Adesso magari se ne potrebbero parlare. E rispetto a quello che dicevi tu, mi sembrava anche, mi è venuta in mente una frase di Churchill, che durante la Seconda Guerra Mondiale gli hanno chiesto di tagliare i fondi per le arti per sovvenzionare la guerra, e lui ha detto: ma se facciamo questo, per che cosa combattiamo? Quindi lui aveva la tua stessa visione, diciamo, no? Che cos'è? A che cosa aspiriamo? A vivere? A sopravvivere? O abbiamo un'ambizione? Cos'è l'arte? L'arte, si dice, l'arte è quella che avvicina l'uomo più agli angeli e la allontana dagli animali, se vogliamo proprio essere, se uno non ha delle frasi migliori. Quindi questo è la base per cui il teatro c'è e deve esistere. Io ho scritto varie idee di possibilità, partendo da workshop e portare le scuole di danza all'interno. Intanto, secondo me, il teatro dovrebbe offrire musica in primis, danza, canto e prosa. Deve poter avere tutte le possibilità del teatro offerte alla propria popolazione, e poi naturalmente nel futuro, quando questo teatro avrà le possibilità che può avere, essere un'attrazione regionale e nazionale, perché lo può benissimo avere. È una sala enorme, il palcoscenico è molto grande, tra l'altro. Quindi questo è l'ambizione che deve avere, deve partire con l'ambizione, e l'ambizione secondo me deve partire dal vostro sentimento, dalla vostra dall'ispirazione. Se io posso fare qualche cosa, vorrei ispirare più che altro, perché adesso praticamente non, che altro si può fare, perché queste possibilità possano essere realizzate. Si possono portare le scuole di danza, si possono creare un coro di voci bianche. Mi dico, ci sono i cori, ci sono quelli della chiesa, ma questi devono avere un centro culturale, deve essere del teatro, che poi diventano poi degli spettacoli. Quando ci sono degli spettacoli si possono portare le scuole, perché è dall'inizio e con i bambini che bisogna far affezionare le persone, i cittadini all'arte, e quindi a svilupparli. Io vengo da esperienze di teatri all'est, dove il teatro viene vissuto in modo molto diverso in Italia. La gente va in teatro settimanalmente, sempre. Conoscono, come noi conosciamo i giocatori di calcio, lì conoscono i ballerini. Vai un tassista, ti dice: ah, la ballerina tal de tale, o il cantante. Io, qui a parte Bolle, non si conosce, nessuno sa niente. E lì è la cultura, non è il calcio, è la cultura, perché lì vivono di questo. Ma e senti questo a me emoziona, perché è una sensibilità diversa delle persone.
quando ti sanno descrivere uno spettacolo e ti dicono quello ha fatto questo, la nota era quell'altra, tu senti nelle persone una sensibilità, e io la sensibilità l'ho sentita. Ho parlato con te, ho parlato con tantissime altre persone che non solo sono di grande cultura, ma di enorme sensibilità. E questo è l'espressione, il teatro ne è l'espressione. Teatro giovani, teatro per sociale, per esempio. Immagino degli spettacoli che possono essere fatti per e aperti nelle prove generali per le persone che sono disabili. E quindi rendere accessibile o gli anziani, gli ultra ottantenni, o aprire a tutti la cerchia di persone che a volte sono lasciate fuori da certe cose, da certi spettacoli, portarli dentro e renderlo accessibile gratuitamente, per esempio. Nelle prove generali è possibile farlo. Posso immaginare ci sono delle enormi sale all'interno di questo teatro che sono sotto, che noi non abbiamo visto, che sono, possono essere sale da ballo, ma ci sono anche altri ambienti dove uno potrebbe non solo fare degli eventi, ma potrebbe anche utilizzarli come dei workshop, dove si potrebbe insegnare l'arte che è fondamentale in un teatro. Un teatro è fatto di falegnami, di fabbri, di elettricisti, di tecnici audio, di tecnici luci, e teatro vuol dire lavoro per tutti, il lavoro è, ma anche professionalità, che in questo momento dovrebbero necessariamente essere importate da qualche parte, perché non ci sono, ma in un futuro saranno forza lavoro che sono all'interno di questo, quindi teatro nel lavoro, il teatro come spazio culturale anche dal punto di vista, attraverso queste sale, per esempio, di fare installazioni di arte contemporanea, che nella struttura architettonica che il teatro ha sarebbero perfette e sarebbero possibili già subito, senza nessun altro intervento, adesso degli altri interventi che stanno facendo ora e altri soldi che sono stati messi, ne possiamo parlare dopo, ma è fattibile subito ed è, potrebbe essere il punto di interesse, per esempio, di questo resort Verdura che sta accanto, che ha una certa clientela di elite, che quindi vuole un prodotto ricercato e particolare. Questo potrebbe essere qualche cosa, non è lo spettacolino delle scuole che loro vogliono andare a vedere, è qualche cosa che abbia un altro respiro. Non è che tutto deve essere elitario, uno deve offrire una palette enorme di vari tipi di spettacoli, da spettacoli per bambini, da quelli più adulti, da quelli più culturali, da quelli di prosa che parlano di problemi seri e importanti. Quando le scuole vengono a vedere gli spettacoli, poi ne parleranno dopo, in workshop successivi, eccetera. Si possono fare anche le serate di gala, per esempio. E quindi sia popolare, ma sia anche di elite, se uno vuole. Se uno vuole attirare un altro tipo di pubblico di turismo, si pensi al Met Gala di New York, una serata di beneficenza in favore di, per esempio, uno spettacolo, si piglia uno spettacolo, una produzione della stagione successiva e si dice la si finanzia attraverso fondi privati in una serata di gala dove c'è un red carpet davanti, dove ci saranno i fotografi, dove ci saranno gente che è disposta a pagare un biglietto costoso per poter finanziare qualche cosa, ma anche essere parte di un progetto culturale importante. Me ne sono scritte tante, adesso senza leggere per annoiare la gente, non so se ma di progetti ne ho tanti. Si potrebbe collegare il teatro al carnevale, avere per esempio una serata finale del carnevale
come al culmine e farla finire nel teatro. Si possono avere degli eventi, un festival estivo. Immagino che la Sicilia, no, immagino, credo che sia così, attrae più persone d'estate che d'inverno, e quindi fare un festival estivo che quindi verso la fine dell'estate possa attirare le persone che sono qua, quelli che sono nel resort, quelli di turisti che sono venuti, e portare degli spettacoli da fuori, selezionati, che siano giusti per questo pubblico. Bisogna fare una scelta anche dal punto di vista artistico mirata, non si può portare qualsiasi cosa, ma mirata al territorio è un tipo di indirizzo che uno vuole dare a questo teatro. Non lo so, potrei parlare all'infinito. No, la cosa fondamentale di questo incontro è che si capisca che Giorgio non è venuto qui e come una meteora che arriva e va via. Lui ha un interesse anche in caso, non in caso, nel momento in cui amministreremo la città, ha un interesse reale a offrirci un supporto, di programmare insieme, ad esempio le due sale che lui purtroppo non ha visto perché c'è una ditta che sta ultimando dei lavori, perché non tutta la città è informata del fatto che questo teatro non è che è morto e finito, è un bancomat. Sono arrivati 1.300.000 euro. No, perché bisogna dire cose come stanno, non dire ci giriamo intorno. È il bancomat della regione, perché è arrivato adesso un finanziamento di 1.300.000 euro per sistemare le fogne, perché avevano fatto un teatro senza l'allaccio fognario, e è un po' assurdo. Vieni in teatro magari già pisciato, perché non puoi andare in bagno. L'albergo di San Calogero non collegato alle fogne, le terme non collegate alle fogne, c'è un popolo che non pisce e non caga. No, davvero ragazzi, cioè nessuno dice niente. Ora finalmente questo 1.300.000 euro sono previsti i lavori dell'allaccio fognario, andiamo al bagno, a teatro. Poi è prevista la ripresa di tanto materiale tecnico che si è perso perché c'è stata l'alluvione. E non tutti sanno che molto materiale tecnico, la parte tecnica è andata in tilt, quindi va recuperata la parte tecnica e poi verrà ultimata la sala che ha un'utenza di 100 posti, che è già un piccolo palcoscenico in cui per esempio possono già usufruirne le realtà locali, le compagnie locali, e lì si potrebbero fare le famose matinée. Le matinée sono degli spettacoli che vengono offerti per le scuole. Si fa una programmalità, un programma per le scuole elementari, medie e superiori, in cui i ragazzi con le scuole vengono in teatro, hanno la possibilità di formazione, perché realmente il teatro ti cambia l'obiettivo, ti cambia il modello. Il tuo modello non diventa più il tronista che vedi in televisione, ma diventa magari l'Otello, e quindi cambia il modo di pensare dei ragazzi, cambia il modo di e rapportarsi, cambia la dialettica, che è una cosa importantissima, e quando ti cambi i modelli di riferimento automaticamente hai un popolo che cresce. Questo può essere già una cosa che si può fare da subito, come per esempio queste due grandi sale, io visitandole con Fabio quando abbiamo avuto l'accesso prima dei lavori, ad esempio in molte regioni d'Italia, soprattutto le regioni che stanno più sul mare, in estate per la danza si organizzano degli stage di formazione per allievi semiprofessionisti, dove si chiamano degli insegnanti di alta caratura che magari non riesce a intercettare nel momento, durante i mesi invernali, perché sono impegnati in produzione, come Giorgio Madia magari è impegnato nelle sue produzioni. In estate, in cui tutta questa gente è libera, si organizzano degli stage con 4-5 insegnanti, in cui tu arrivano gli allievi un po' da tutta Italia, ma anche da tutta Europa, dipende quale tipo di insegnante tu vai a intercettare, e già hai delle persone che arrivano in città, usufruiscono il teatro pagando, perché loro pagano questi corsi. Tutta questa utenza si riversa in città, si riversa negli alberghi della città, si riversa nei ristoranti della città, e quindi tu hai già collegato cultura, turismo, gastronomia. Sì. E questo è un modo intelligente per il turismo, perché io sinceramente quando vedo
alcuni candidati, impostare la linea turistica solo chiedendo aiuto agli imprenditori, ai proprietari degli alberghi. Cioè, ragazzi, uno deve venire a Sciacca. Se io faccio un viaggio, vado a Venezia, vado a vedere Venezia, non vado a vedere l'albergo di Venezia. Noi dobbiamo essere attrattivi, noi dobbiamo creare l'attrazione. Sono loro che devono chiedere a noi, e noi dobbiamo essere in grado, com'è che noi creiamo il desiderio nell'altro? Facendogli vedere, tu desideri qualcosa che vedi, o quantomeno che ci sia un progetto di qualcosa che ti posso fare vedere. Per esempio, la realtà di Roccoforte è una realtà importantissima per il territorio, però è pure vero che noi non gli offriamo mai nulla. Andiamo un po' sempre a elemosinare qualcosa da questo grande imprenditore. Ora, come diceva Giorgio, fare un'indagine di mercato anche sulla sua utenza di clientela e potergli offrire un giorno un pacchetto di spettacoli per i suoi clienti creerebbe una connessione diretta tra noi e il resort, offrendo degli spettacoli di qualità, ovviamente quando tutto il discorso sarà finito. E quando tu crei questa attrattiva è come una calamita. Purtroppo noi non ci abbiamo in questo momento questa grande forza e dobbiamo crearla. E siccome amministrando la città l'intento è quello di rendere Sciacca attraente, e questo deve partire però da tutti noi. Intanto, una cosa che mi dà fastidio quando sento parlare i miei concittadini e quando dicono Sciacca fa schifo, per me è un colpo al cuore. Non è che Sciacca non fa schifo, è ridotta male. Io voglio fare un parallelismo breve con Roma, perché è un'altra città che è la mia casa. I romani sono molto legati a Roma, e Roma non ha avuto negli ultimi 10 anni una vita molto facile, è stata piena di spazzatura, ha avuto tantissimi problemi. E il romano è molto critico, sarcastico, quando ti racconta di Roma ti elenca tutti i problemi che ci stanno a Roma, ci sta la monnezza dell'A, però poi ti guarda in faccia e dice ma Roma è Roma, è la città più bella del mondo e ci abbiamo il Colosseo. Ecco, noi dobbiamo fare questo, dobbiamo amarla sta città, dobbiamo veramente desiderare che sia una città e immaginarcela per come ce la immaginiamo, perché già immaginandola hai la visione di qualcosa e il cambiamento parte da lì. Se rimaniamo accartocciati su noi stessi e sulla sconfitta sociale, abbiamo già perso in partenza. Quando Giorgio dice non è più importante capire se il teatro è bello, è brutto, se è collocato bene o male, c'è, è una realtà che esiste e dobbiamo amarla per quello che è, per quello che ci può dare. È una risorsa comunque per il territorio, e questo è un cambiamento che parte dalla testa e dall'anima. E io spero veramente che questo primo incontro sia l'incipit di un cambiamento di come affrontare le situazioni a Sciacca, di non avere più questa sensazione di sconfitta e di avere il coraggio di rischiare, perché bisogna pensare all'ordinario di una città, è indispensabile, la serbatura, magari le transenne, non con un progetto da piromani bruciandole, perché è anche abbastanza diseducativo nei mesi estivi uscissene, damo fuoco a tutto e risolviamo i problemi, perché se noi dobbiamo, è molto importante parlare con la gente, non puoi dire vabbè sta cosa non mi piace la brucio, no, sta cosa non ti piace la risolvi, anche perché chi ti ascolta, e stiamo pieni dei piromani in questo periodo che poi l'estate, magari la gente dice ho detto se può bruciare tutto, no, non si deve bruciare niente, no, e quello è, quindi bisogna essere attenti, penso, alla comunicazione e offrire sempre un'alternativa. A me sta cosa dei giovani davvero mi tocca tantissimo, perché io sono stato un privilegiato, avendo avuto la fortuna di avere questa cosa della danza che mi ha portato comunque a esplorare, no? Però so una cosa, che questa cosa la devo dire, perché sono stati reali, sono degli studi reali. La più grande concentrazione in Italia di talenti di danzatori sta tra la Sicilia e la Puglia. È vero, lo so, sì.
E io penso anche però a quanto questi talenti si perdono, perché ce ne stanno molti di più secondo me, di gente che magari economicamente non ha la possibilità di far studiare ai figli un'arte. Dargli la possibilità di accesso a questi canali è tutto di ritorno, perché più la gente ha la possibilità di portare fuori il proprio talento, più migliora, più questa miglioria si riversa negli altri, e questo è già un cambiamento. E il cambiamento di questo progetto che noi stiamo portando avanti per la città è un cambiamento umano. A me mi preoccupa di più, prima di coprire le buche, chi ci cammina sulle strade. Perché a coprire le buche non ci vuole niente, però davvero io preferisco, guarda, un buco in più, però ci casca una persona intelligente e formata che quattro anni avanti e cammina sul tappeto rosso. Quindi è fondamentale oggi reagire. Ci abbiamo anche un tasso di analfabetismo e di abbandono degli studi della scuola dell'obbligo dei ragazzi, purtroppo anche questa è una realtà. A me piacerebbe moltissimo avere un dialogo quando amministreremo con i presidi delle scuole, perché ad esempio ci abbiamo diversi istituti sul territorio, a Sciacca, dall'istituto d'arte dove io sono uscito, dove è un polmone attivo, dove escono gli artisti di domani e potrebbero essere impegnati anche in progetti come fanno all'estero, le quarte e le quinte classi, in progetti di rifacimento delle piazze per esempio, inserirli già nel mondo del lavoro con un'amministrazione che segue questi progetti e si portano avanti. Abbiamo l'istituto agrario che per esempio potrebbe anche occuparsi del verde. Cioè, inizializzare i giovani e proiettarli nel mondo del lavoro attraverso un'amministrazione che offre un'apertura è importantissimo. Per esempio c'è chi, qualcuno ha detto che vuole fare una scala mobile d'acciaio sotto la piazza Angelo Scandaliato. Wow! Abbiamo praticamente una terrazza sul mare tra le più belle d'Europa, sotto c'è un recupero da fare, questi tre piani che ci stanno di terreno potrebbero essere dei giardini pensieri tipo Babilonia, perché non affidarli alle classi superiori dell'istituto agrario, fare un progetto sul verde, e quando da faccio invece di vedere una cazzo di scala mobile d'acciaio che non serve a niente, vediamo un giardino. E questo è un progetto che si fa con nulla e già indirizzi i giovani a un impegno, perché quando tu prendi in considerazione le persone cambiano le cose e non ci vuole niente. Questa è comunicazione, è confronto. Questo è confronto. Avere il coraggio di confrontarsi è secondo me fondamentale in una democrazia sana. L'ultima cosa che volevo dire è che mi rilasciavo a quello che ho detto all'inizio, che mi ero indignato a vedere un teatro che non era aperto, un teatro che è stato fisicamente, che esiste da decenni e che è chiuso per voi, per la popolazione, ma l'indignazione come italiano, perché malgrado sono italiano anche se qualche cosa altrove, lo spreco dei soldi. I soldi che sono andati adesso all'interno, quando abbiamo fatto la visita mi hanno detto questo costa, adesso facciamo questa piccola cosa, costa 1,5 milioni, però sono stati stanziati 5 milioni per finire il palcoscenico, 5 milioni. Cioè, poi cioè, uno ci fa un teatro nuovo, non so, con tutti a forza di mettere dentro questi soldi qua. Io da artista, parlo secondo me adesso non da artista ma da regista, mi si danno delle produzioni, mi si dà un budget, devo restare all'interno del mio budget e devo creare qualche cosa. Io vorrei che, come parte questo progetto, tu avrai la fortuna di essere eletto e di incominciare questo progetto, che tutti vogliono e che tu pretenda che tutto sia trasparente e che sia visibile online. Dove vanno a finire questi soldi? Bravo. Ma dove sono?
uno deve poter andare a vedere in internet questo è costato l'elettricità, questo è, almeno uno sa dove sono. Esatto, questo lo devo dire. Okay. È da ridere questo. 800 euro ogni poltrona. Tu ti aspetti di trovare le poltrone di velluto rosso con i Swarovski. Delle sedie normalissime con una stoffa sintetica. Ora dico io, ma quando l'hanno montate? Nessuno è andato a controllare? Perché una roba del genere non può costare 800 euro. Io volevo soltanto fare qualche battuta finale alla fine di questo incontro per dare ancora una volta il senso delle cose che si fanno. Io in tante occasioni ho detto che la priorità delle campagne elettorali è quella di rinnovare le classi dirigenti di questa città. Ecco, io quando dico queste cose intendo proprio questo. Persone come Giuseppe che di punto in bianco decidono di ritornare nella propria città, spesso nelle campagne elettorali vengono utilizzati come specchietto per le allodole, per completare delle liste dove già si sa chi deve essere eletto. In questo progetto invece sono protagonisti. Sono protagonisti perché ritengo che oggi c'è bisogno di un impegno quotidiano. E le città non si possono cambiare, non si possono trasformare, perché credo che le città poi di volta in volta devono avere delle operazioni di trasformazione che sono fisiologiche, che sono figlie del tempo, che sono figlie dell'adeguamento ai giorni d'oggi, e però questa cosa non si può fare d'amblè. Le operazioni di trasformazione si fanno ogni giorno, quindi il cambiamento, il così tanto desiderato cambiamento, spesso è sempre definito in campagna elettorale, però poi non si concretizza mai, ecco. E il cambiamento dovremmo non più definirlo, ma farlo. Farlo è molto più complicato, è molto più difficile, ma è anche molto più stimolante. Stimolante perché credo che le città si cambino ogni giorno, non si possono cambiare ogni 5 anni. Si cambiano ogni giorno centimetro dopo centimetro e si cambiano mettendo in prima fila però tutte le persone che questa città, che oggi è Sciacca, domani è un'altra città, è un discorso che vale per tutte le città, non vale solo per Sciacca. Lo si fa mettendo in prima fila persone che veramente hanno un interesse collettivo nel cambiare le città. Ecco, l'occasione di questa campagna elettorale credo che sia molto ghiotta. È l'occasione di veramente fare un'operazione di trasformazione che non può essere quella di avere una città bella, felice, tra un anno. La potremo avere fra 10 anni. Cioè questo è un percorso che deve avere tanti step. Allora noi possiamo promettere che fra un anno avremo un piano di intervento di servizio raccolta dei rifiuti che si proietta ad essere molto più efficiente rispetto a quello che è stato costruito 7 anni fa. Questa è una cosa che possiamo promettere e che faremo tra un anno. Ma non possiamo promettere che tra un anno ci saranno tutte le cose che non funzionano funzionanti. Non possiamo promettere che tra un anno cose che da anni non sono mai state risolte saranno tutte funzionanti. Bravo. Ecco, dico, la serietà delle campagne elettorali si vede da queste cose. Ecco, io per esempio poco fa ero ad un incontro con alcune persone che volevano confrontarsi con me. Io, avendo 32 anni e quindi negli anni che vanno dal 93 al 2004 chiaramente non mi interessavo di politica, ho scoperto che chi oggi dice che vuole riaprire le terme, quando c'è stato il referendum per denominare la nostra città Sciacca Terme, ha fatto la guerra per non farlo arrivare a vittoria. E io questa cosa l'ho scoperta pomeriggio. Ecco, il senso delle campagne elettorali è proprio questo, che oggi è chiaro che c'è una generazione che deve essere in prima fila, ma oggi noi non possiamo vincere questa campagna elettorale, quindi vincere un processo di trasformazione di questa città,
se non abbiamo una memoria storica che è quella di tante persone che in questa città che è sciacca hanno avuto un percorso di formazione che è molto simile a quello che abbiamo avuto noi. Ecco, oggi l'occasione è ghiotta e l'occasione è quella di finalmente evitare di definire le parole ma metterle in campo le cose. E quindi io oggi non voglio dire che questa città deve cambiare, io voglio dire che questa città deve avere delle operazioni di trasformazione che devono passare, come dice Giuseppe, dai cittadini, che devono passare dalla volontà di chi oggi vuole veramente mettersi in gioco per raccogliere una sfida che è quella di vivere in una città felice, perché io oggi non posso pensare che l'obiettivo di tutti quelli che viviamo a Sciacca possa essere l'obiettivo finale, intendo. L'obiettivo finale non può essere quello di vivere in una città dove la mattina mi sveglio, mi alzo, vado a lavorare, torno a casa, mi guardo la partita di calcio, possibilmente non ci sono buche, le strade funzionano, però la città non è felice. Ecco, io penso invece che la città di Sciacca deve partire da una considerazione, dal fatto che deve arrivare nel più breve tempo possibile a diventare una città normale, ma l'obiettivo finale non è questo, l'obiettivo è costruire una città felice, dove tutte le generazioni che decideranno di vivere qua e di restare qua e di crescere qui una famiglia, possano farlo nella consapevolezza che ogni giorno potrà essere il giorno in cui l'ordinario diventerà straordinario, il giorno in cui tutto quello che... Sì, un secondo signora, il giorno in cui tutto quello che è sempre stato l'ordinario può essere invece un fattore diverso. Io credo che questa città debba iniziare a sconvolgere l'ordinario, a sconvolgere la quotidianità, a sconvolgere quello che sembra sempre ricorrente. È da lì che partono le trasformazioni dei territori, è da lì che parte la trasformazione della città, è da lì che parte la sensibilità verso la cultura, verso un tipo di approccio nel vivere la vita che non può essere quello che ci vede oggi vivere una quotidianità, secondo me, a volte anche triste. Ecco. Quindi il tema è tutto lì. Il tema è capire che bisogna arrivare subito ad una città normale per poi arrivare ad una città felice, perché una città che non è felice non è una città degna di poter essere vissuta. Grazie. Salve. A noi ci piace il confronto, tranquilla. Allora, la rabbia mia è che mi viene pure da piangere. Anni addietro mio marito non lavorava e una certa persona, allora io sono nata in Germania, sono figlia di Saccenzi e sono orgogliosa di essere figlia di Saccenzi. Ma non ho potuto lasciare la mia terra, pure che non sono nata qua, ho una rabbia, mi sono fatta forza, sono stata qua con i miei figli, mio marito un periodo non lavorava, ok? E mi è stato detto da una certa persona, dato che a te piace tanto la Germania, perché non te ne vai in Germania? Tutti dovrebbero ragionare come lei.